E allora, Turi, ci ritroviamo per la quarta puntata di Sfogliando, il giornale dello sport, ma la parte vintage, la parte dei grandi volumi della memoria calcistica. Ci siamo occupati per tre puntate del grande Torino. Questa era la puntata che non avremmo mai voluto fare, che avremmo anzi voluto che non fosse mai accaduto nulla di tutto ciò, che ci fosse stato una normale così vita per tutti i giocatori, per tutti i cronisti, per le persone dell'equipaggio. Eppure ci troviamo ora a chiacchierare, a parlare degli ultimi giorni del grande Torino, da quel sabato del 30 aprile, quando la squadra va a Milano per giocare una partita con l'Inter, la pareggia, mantiene il suo vantaggio con la squadra dell'Inter, quindi era pronto a festeggiare la vittoria dello scudetto al rientro a Torino. Poi che cosa succede? C'è una partita per onorare un grande giocatore con i rivali della squadra del Benfica. E allora raccontaci tu un pochetto che è successo dopo la partita a Lisbona, quella domenica 1 maggio, quando c'è la partita, è veramente fantastica. Diciamo, i dirigenti dell'epoca del Toro avevano ottimi rapporti con il Benfica, sia i giocatori anche che appunto la dirigenza, e dovevano onorare praticamente la fine della carriera del Benfica di un giocatore, Francisco Pereira, grandissimo personaggio oltretutto per il Portogallo. E la prima maggio, diciamo così, alle 16:30 l'aereo è partito da Torino, anzi direi che credo che sia andato a Milano, non ricordo onestamente dove è partito. È decollato proprio da Milano alla volta poi dell'aeroporto di Lisbona. Appunto, il 2 maggio, lunedì alle 19:30, alle 9:30 fino alle 11 hanno fatto un allenamento di alleggerimento, come si suol dire, per onorare questa partita che dovevano fare appunto contro il Benfica. Infatti hanno avuto un'ora libera di uscita, diciamo, diciamo così, passeggiare a Lisbona. La classica sgambatura che ora magari diventa impossibile con i tempi moderni, ma a quel tempo, forse anche perché c'era il mito del grande Torino, quella squadra ammirata da tutti, quei tifosi che volevano vedere la squadra, anche se erano degli avversari. E allora provavate a immaginare andare a Lisbona per onorare e appunto questo giocatore Francisco Ferreira, che veniva chiamato proprio il festeggiato, proprio perché chiudeva questa carriera. E allora martedì 3 maggio è il giorno della partita. Infatti alle ore 16 sono arrivati allo stadio, infatti c'era una folla straordinaria che praticamente si è registrato tutto esaurito, perché il Torino per quell'epoca era veramente una squadra, e io mi emoziono perché è una cosa normale. Mi emoziono perché ero piccolino io quando è successo questa immane tragedia. Comunque alle 18 loro sono andati, iniziava la partita, diciamo così, e Torino esce sconfitto cavallerescamente per 4-3. Infatti prima che prevalga, qui c'è scritto, la stanchezza, i 20 minuti iniziali del gioco dei Granata sono stato un capolavoro di tecnica. Il pubblico ha potuto ammirare una fra i più grandi compagini mai visti a Lisbona. Alle 20:30 poi praticamente più di 100 persone siedono al banchetto finale e Ferreira riceve appunto regali da tutti. E allora ora si va al mercoledì 4 maggio, perché è il giorno che alle 9:52 l'aereo appunto del Torino lascia Lisbona. La gente applaudiva, guardava, i giocatori addirittura salutavano attraverso gli oblò, i finestrini di questo aereo, e si va verso l'Italia. Ma il tempo è pessimo, il tempo non è dei migliori, e allora si poteva scegliere di andare su aeroporti un attimino più sicuri, ma invece le condizioni pare che ci potevano essere. Si va a Torino. A Torino cosa succede? Man mano ci sono i contatti radio con chiaramente la torre di controllo, per quello che erano i tempi di quel momento. Sembra che tutto a posto, ciao a tutti, ci vediamo a momenti, stiamo per atterrare. Questo è l'ultimo messaggio che dal trimotore, quello che mi si pare si chiamasse Elche Uprimo, esatto, praticamente era alle 17:03, e questo ultimo messaggio, il viaggio si può considerare concluso. E invece alle 17:05 il disastro e il silenzio. Ai ripetuti appelli dell'Elche non risponde più. Il trimotore è distrutto.
E praticamente l'aereo si va a schiantare proprio con la parte posteriore della basilica. Scritto qua, caro Manlio, uscito dalle nubi, si è scantato contro la parete della basilica di Superga, che credeva di aver già superato. E poi i rottami premono sui 31 cadaveri straziati, bruciano sul colle, flagellato dalla pioggia. Perché ho queste emozioni io? Perché la nostra scuola calcio, noi eravamo affiliati col Toro, come tu sai, io ero osservatore del Torino, nel 98, 97-98, c'è stato il 50° anniversario, dove più che festeggiare abbiamo commemorato appunto questa tragedia, ed è stato il 4 maggio appunto del 2008, quindi praticamente il 50° anniversario. E lì praticamente è stato qualcosa a livello emozionale che è indescrivibile, perché tu vedevi tutte le riprese nello stadio del Torino, appunto di tutti i giocatori, uno per uno, che ora menzioneremo brevemente, e dove lì ho conosciuto appunto Emanuele Galeo, che giocava, dice perché dico Emanuele Galeo, perché capita che gioca con Catania, quindi Emanuele Galeo che era con gli allievi, ed eravamo nel sottopassaggio, e quel giorno, credimi, è successo qualcosa di straordinario, si è messa a piovere, quindi eravamo tutti, che dovevamo entrare lì con tutte le scuole calcio per commemorare appunto il Grande Toro. Poi tutto, appena annuncia lo speaker, l'entrata di tutta la scuola calcio, spiove. Quindi le cose della vita. Che... Beh, ci vuoi ricordare i nomi dei giocatori, giusto, a volerli passare in rassegna? Solo i nomi, che un po' tutti sappiamo a memoria, ma preferiamo non saltare nessuno. Esatto. Allora, i campionissimi uno per uno: Bacicalupo, Ballarin primo, Maroso, Castigliano, Martelli, Rigamonti, Loicchi, questo lo dico, Valentino Mazzola, Grezzar, Menti, Gabetto, Ossola, e poi ci sono Operto, Faldini, Grava, Buongiorno, Schubert, Ballerino II, che è il fratello, e questi purtroppo sono gli ultimi giorni del Grande Toro. E infatti, allora noi veramente, ricordando anche il libro da cui abbiamo preso spunto, perché lo spunto l'avevamo dal cuore, ma tutte le notizie e le informazioni da questo grande Torino per sempre. E allora facciamo una cosa, siccome la nostra rubrica si chiama proprio Sfogliando i giornali dello sport, e allora volevo mettere in favore, se tu mi tieni il microfono, in favore di telecamera, l'immagine del aereo che si va a schiantare proprio contro la Basilica di Superga, e poi quello che erano i giornali del tempo, dalla Gazzetta dello Sport, che cita ovviamente l'aereo del Torino reduce da Lisbona e precipita e si incendia, e poi anche stadio, ancora praticamente con le immagini della squadra in primo piano, principalmente la stampa, chiaramente tutte le notizie sono e riportano quella tragedia immane, per poi concludere con un'immagine che lascio ovviamente a te, Turi, chiuderai tu, con l'immagine della Domenica del Corriere, che era un giornale che amava riportare una fotografia, sempre dell'evento purtroppo più importante. Manlio, per me, io chiedo scusa se immediatamente io con Manlio ho cercato di far rivivere la storia del Toro, perché io sono catanese, ovviamente. La memoria è sempre importante. Però no, vi dico perché io ho lavorato per il Toro e posso dire questo, che nel 49 io ho pianto per il Torino, quindi vuol dire che c'avevo qualcosa nel cuore. E poi ho avuto la fortuna, l'onore, il privilegio di essere osservatore, quindi io mi commuovo perché dopo tantissimi anni ancora ricordo piccolino che era il Toro, i miti, la leggenda, il Grande Toro, e mi auguro che al più presto possa risorgere. Grazie a tutti. Grazie che ci avete seguito con tanto affetto, e continueremo le nostre avventure nel calcio vintage con altre pagine meravigliose, proprio perché la memoria è la cosa più importante. E la prossima, per onorare anche te, se tu permetti, sarà per la Roma. Boh.